Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo vlog. Non so se riconoscete la cucina qua dietro, ma è la cucina della mia casetta. Sono tornata a casa e starò qui per questa settimana e anche la prossima. In realtà siamo venuti insieme al mio fidanzato, giovedì scorso, oggi è lunedì 3 ottobre e siamo tornati qua giovedì proprio tardissimo e poi lui ieri che era domenica è partito e sarà fuori all'estero per 10 giorni per lavoro e quindi io ne approfitto per stare qui e stare anche un po' con la mia famiglia. Ieri sono stata tutto il giorno con i miei e quindi oggi diciamo me lo prendo un pochettino libero per me e per fare le mie cose. E quindi ho pensato fosse carino ecco vloggare per portarvi con me. Allora, io sto per mettermi a fare colazione, mi sono già fatta il cortado. Qua ho la dolce gusto e quindi quando sono qui ne approfitto per fare sempre questo cortado che mi piace molto e vi volevo far vedere già subito una cosa nuova. Queste tazzine qua credo si capisca dalla videocamera che sono in vetro soffiato, il vetro è doppio e infatti poi si può benissimo tenere in mano anche se è bollente. Riscaldarsi, ma appunto non scottarsi e sono carinissime. Le ha prese il mio fidanzato su AliExpress, ne ha prese 10 e poi ne ha prese due molto più grandi, cioè proprio dei tazzoni grandi, magari per fare i frullati. E li ha presi lì perché sono molto più convenienti rispetto a Amazon. E tipo ogni tazzina, abbiamo fatto il calcolo, dovrebbe costare intorno ai 2,20 euro, mentre su Amazon molto di più. Comunque è fattibile anche prenderle su Amazon, sono veramente carinissime. E nulla, io ce l'avevo già, ho due bicchieri, anzi ve li faccio vedere. Vi volevo far vedere perché abbiamo preso ispirazione da questi bicchieri. Vabbè, questi sono proprio quelli originali della Bodum che io ho da credo 10 anni, comunque più di 10 anni, forse 12, e ce n'ho in tre colori perché questo praticamente può essere usato come bicchiere. Infatti, noi di solito lo usiamo sempre come bicchiere per bere l'acqua a pranzo. Però c'è anche questo filtro con il tappino, si può mettere il tè sfuso e nulla, appunto, poi si lascia in infusione e poi si beve il tè togliendolo. E quindi questi appunto già 12 anni fa, sì, credo, quando li avevo comprati, li avevo pagati abbastanza, ecco, però anche perché c'è questo discorso del tè, costavano credo intorno ai più di 15 euro a bicchiere. E ora quindi ci siamo ingegnati, siccome ci piacciono molto questi bicchieri, abbiamo controllato su AliExpress, li fanno uguali e in realtà sono un pochettino più convenienti, quindi li abbiamo presi da lì. Però su Amazon questi qua piccolini, per esempio, abbiamo visto, ci sono proprio della Bodum, costano un pochettino di più, credo intorno a 5 euro a tazzina. E quindi abbiamo detto, sai che c'è, già abbiamo questi, prendiamoli direttamente da AliExpress. E ora però credo che prenderemo anche proprio i cucchiaini perché sono molto carini, proprio cucchiaini sempre in vetro trasparente, molto carini. Comunque, a parte questa breve digressione, io sto per mettermi a fare colazione. Sono già preparata le fette biscottate perché da quando è finita l'estate ho iniziato a fare questa colazione che mi sta piacendo tantissimo e che tra l'altro vedo che sta andando anche molto di moda sui social. Adesso prendo burro d'arachidi, poi la marmellata, ne ho scoperta una l'altro giorno, arrivati già qua, siamo andati da Lidl e ho preso questa marmellata alla zucca e alle noci che è buonissima e con il burro d'arachidi sopra alle fette biscottate ci sta benissimo. Ora la prendo e vi faccio vedere. Allora, ultimamente stavo usando questa, che tra l'altro ve l'avevo anche fatta vedere nel video, è quella della Rigoni d'Asiago all'arancia amare e mi piace tantissimo, sta molto bene proprio con il peanut butter, cioè burro d'arachidi. Però appunto l'altro giorno ho trovato questa qua da Lidl, che vedete è zucca e noci.
con noci, che batte quest'altra alle arance amare ed è buonissima proprio perché rimane un pochettino dolce, quindi io la uso proprio poca 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 sopra il burro d'arachidi e di solito mi mangio due o tre fette così la mattina. Allora, mentre io mi appresto a fare colazione, ho già fatto una fetta biscottata, sto facendo l'altra, magari parliamo un pochettino direttamente qua mentre faccio colazione. Allora, ora, visto che appunto registro i vlog, avrete modo di vedere nei vlog che io più di un tot ferma in un posto non starò, proprio appunto per il lavoro che fa il mio fidanzato. E diciamo che all'inizio questa cosa mi creava un po' di insofferenza, come dire, cioè ero un po', avevo difficoltà ad abituarmi. Io comunque di base tendo ad essere una persona positiva, quindi che tende a vedere il lato positivo in ogni cosa, anche se è negativa. Perciò questo fatto che lui sta lontano, a maggior ragione che noi abitiamo lontano, mi dà appunto la possibilità di poter stare insieme alla mia famiglia. E un domani, magari che appunto costruiremo una famiglia con dei bambini, dà la possibilità anche ai nonni, sia mie, cioè ai miei genitori e anche ai suoi che appunto abitano qua vicino, di stare insieme ai bambini. Perciò va tutto bene, va più che bene. Però ecco, ogni volta che appena proprio lui parte, mi devo un attimino resettare perché sto nella modalità coppia, stare sempre insieme e mi devo un attimino resettare, come anche giusto che sia, a pensare solamente a me stessa, cioè perché io sono una persona e lui è un'altra, siamo due esseri totalmente divisi. E ognuno deve fare anche la sua vita come individuo autonomo. Questa cosa un pochettino mi sfugge quando poi c'è il fatto della convivenza, stare sempre insieme giorno dopo giorno. Quindi, vabbè, tutto questo io ho attaccato un pippone enorme, semplicemente per dire che io riesco a trovare comunque. Ho imparato a trovare il lato positivo anche nello stare lontani. Adesso io mi metto a fare colazione e in realtà non me la sento di mangiare mentre parlo. Allora, prometto che ora la finisco con queste tazzine. Comunque vi volevo far vedere un attimo questa cosa perché sono molto entusiasta di aver trovato il piattino perfetto per questa tazzina. Allora, questo piattino qua è di Ikea e io già ce l'avevo in casa, avevo comprato proprio un set, credo da 6. Di questi piattini con le tazzine, quelle classiche di Ikea in vetro, e poi ho fatto la prova l'altro giorno perché appunto mi era venuto in mente di averli e proprio perfetti, cioè ci cadono dentro alla perfezione. E ora l'unica cosa che manca è proprio il cucchiaino. Per ora, vabbè, uso un cucchiaino classico. Questo in realtà con questa lavorazione è di un set che hanno regalato ai miei genitori per le nozze e vabbè, me lo sono preso io perché tanto loro non lo utilizzavano e comunque con il cucchiaino in vetro secondo me è tutta un'altra cosa, fa proprio una bella figura anche quando avete ospiti. Allora, vi faccio vedere velocissimamente l'outfit in questo specchio che immagino voi ricordiate, perché appunto avevo fatto un video dove lo posizionavamo insieme. Il problema è che non è stato ancora fissato al muro, perché serve il trapano, servono i Fisher e io da sola non lo posso fare. Settimana prossima è una cosa proprio da fare assolutamente che farà il mio fidanzato. E quindi adesso, visto che vi devo far vedere l'outfit, l'ho messo qui all'ingresso, in una parete dove però non deve andare perché dietro allo specchio voi ora non lo vedete, ma c'è il termosifone. Solo che l'ho spostato dalla parete dove deve andare perché c'è una luce fastidiosissima che si accende e si spegne a seconda del movimento e quindi poi non è che ve lo potevo far vedere molto bene l'outfit. Comunque, è molto semplice, sia la magliettina che il pantalone l'ho presi in un negozio di cinesi che sta proprio qua nel mio paese, nella mia città, insomma. E però vende tutte cose molto molto carine, anche di marca, ecco. E questa magliettina è molto semplice in cotone, però ha le maniche un pochettino lavorate. E poi il pantalone è comodissimo,
questo bel colore e ha l'elastico in vita. E poi invece le scarpe, anche queste sono molto comode, sono di un color panna di Bershka, però prese su Vinted, nuovissime, proprio le ho prese che erano nuove, cioè ovviamente le scarpe non è che le prendo usate, cerco sempre quelle o nuovo con cartellino. Poi come borsa prendo questa qua, anche questa in realtà l'ho presa su Vinted e è del brand Aldo, questo brand che fa borse, scarpe, e era praticamente nuova, proprio mai utilizzata, aveva anche la plastichina intorno all'hardware, però da quando ce l'ho io l'ho utilizzata tantissimo perché è molto capiente, infatti vedete qua si è rovinata, ma va benissimo così perché io l'ho pagata credo 19 o 20 euro con tutte le spese di spedizione e secondo me è proprio il prezzo che vale questa borsa perché comunque è in plastica, mentre se l'andate a comprare al negozio di questo brand sicuramente costa sopra i 40 euro, perciò ottimo affare e va bene così, io la continuo ad utilizzare. Poi vabbè, vedete la cartellina perché è quella che devo portare al commercialista con tutte le varie scartoffiette. Quindi andiamo perché altrimenti faccio tardi. Mi sono già portata avanti con il pranzo, sono passata in un forno che sta qua nella mia zona, che fa la pizza buonissima, e mi sono presa per pranzo due pezzi di pizza rossa con la mozzarella e un pezzo con le patate più due dolcini. Allora, spero mi vediate. Allora, commissioni fatte, sono già stata dal commercialista, mi mancano giusto un altro paio di cose, però adesso sono parcheggiata qua vicino a casa dei miei suoceri perché devo prendere un caricabatterie del mio computer che mi sono dimenticata qua lo scorso venerdì. Quando eravamo qua in pomeriggio io dovevo tradare e quindi mi sono portata tutto il computer, poi rifacendo la borsa mi sono dimenticata il caricabatterie. Però, siccome oggi è anche il compleanno di mia suocera e ovviamente le ho già fatto gli auguri stamattina, però visto che dovevo venire per prendere questo caricabatterie, mi sembrava carino anche portarle un pensierino, anche se poi il regalo vero e proprio glielo faremo poi quando torna il mio fidanzato. E quindi sono passata in erboristeria a prendere un pensierino dell'erbolario. Guardate che carina la busta con tutti i fiorellini colorati. E vabbè, tanto glielo darò ora il regalo perché lei comunque si guarda tutti i miei video e quindi non farò nessuno spoiler perché il video ovviamente lo caricherò dopo. E le ho preso proprio una pochettina, un pensierino ecco piccolino con un bagnoschiuma e una crema corpo. Quindi ecco, diciamo una cosa utile e poi rimane anche la pochette che può sfruttare meglio. Allora, io sono tornata a casa, ho fatto anche un po' di spesa, qua dentro al sacchetto ci sono delle arance perché mi si è rotto proprio il sacchetto questo qua in plastica e poi ho preso anche delle mele che infatti ora metterò lì nel portafrutta perché come vedete è vuoto, poi ho preso anche delle pile perché l'orologio si è fermato. Poi ho lasciato il regalo a mia suocera e lei mi ha dato queste due paia di calze. Dovete sapere che mia suocera è dolcissima, carinissima e poi tra l'altro ogni volta che vado ha sempre dei pensierini, dei regalini per me, quindi questa cosa mi fa super piacere. Forse sono un po' la figlia femmina appunto che non ha avuto perché ha due maschi. E quindi con me si sbizzarrisce un po' con queste cose più femminili o per la casa, ecco, anche magari se ha delle cose per la casa che trova o che magari lei non utilizza, pensa sempre a regalarle a me, quindi tante grazie. E vabbè, stavolta ha comprato delle calze per lei e le ha comprate anche per me. Non sono in realtà viola come le vedete in foto, sono nere semplici, ma vanno benissimo perché per l'inverno poi io le sfrutto tantissimo e poi ho recuperato il caricabatterie. Ora sistemo la frutta e poi mi metto a mangiare. Comunque,
comunque io nel frattempo mi sono cambiata, magari meglio mettere le mele sotto che perché le arance se le metto sotto si ammuffiscono subito, è meglio farle stare un pochettino più sopra e nulla, adesso cambio veramente questa pila dell'orologio perché non vedere l'ora e non capire che ore sono mi manda veramente fuori di testa. E poi mangiamo la pizzetta. Comunque, questa busta qua, che era la, cioè questa borsa, che avevo preso da Terranova, io ve la consiglio perché è super capiente. Poi ha questi manici belli larghi che ve la potete mettere proprio anche così, proprio comoda. Ma costava tipo credo 2 euro, 3 euro insomma da Terranova, però io la tengo sempre all'interno della borsa, quindi è super comoda e ce l'ho sempre a disposizione quando serve. Allora, pranzetto, questa è la pizza che vi dicevo, magari ora non renderà molto dal video, ma vi assicuro che è buonissima e dentro c'è la mozzarella, purtroppo ora si è freddata, ma a me piace tantissimo anche così, infatti non la riscalderò, mentre questa è il pezzo con le patate, buonissima anche questa, e poi mi sono presa anche due dolcetti con crema al limone dentro. Mi sono già apparecchiata qua e lì in televisione ho già messo il video di Marco Casario e parla di macroeconomia e il video di oggi, fatemi leggere, mercati ribassisti, peggio della crisi finanziaria del 2008, si intitola così e niente, ora me lo guarderò. Pranzetto finito, ma quello già da un po', poi mi sono messa qua sul divano, dalla comoda spaparanzata e mi sono finita di guardare il video che è durato 37 minuti, molto interessante. E poi alla fine per pranzo mi sono mangiata solo un pezzo di quella pomodoro e mozzarella, ma comunque erano pezzi belli grandi, più o meno come la mia mano, ecco, diciamo. E poi quindi una pomodoro e mozzarella, poi quella con le patate l'ho finita e poi un dolcetto e l'altro che appunto non ho proprio toccato lo porterò dopo a mia mamma. E nulla, ora tra un pochino mi metto a fare analisi tecnica, ma devo mettere di nuovo lì sul tavolo della sala. Il monitor, allora dovete sapere che io riesco a tradare non solo però con il laptop ma anche proprio con un monitor e quindi ne ho uno in ogni casa e ce l'ho di là in un'altra stanza, ora però lo devo riportare qui e sistemare di nuovo tutti i cavi, anzi vi faccio vedere quant'è carino il tavolo così, senza il monitor, ma ora quel vaso sparirà e lì poi ci andrà il monitor con tutte le cose per tradare. Tra l'altro, stavo pensando, magari se vi va, potrei fare in questi giorni che sto qui, visto che tanto devo pulire, devo dare una bella pulizia profonda e devo pulire anche i vetri degli infissi, vi potrei fare un home tour, però solamente di questa zona che vivo più spesso, quindi della sala e della cucina, e perché in realtà sono quelle messe meglio che ho proprio fatto ristrutturare e le ho arredate secondo un certo criterio, insomma, ecco, sono proprio soddisfatta di come sono venute. E poi ci sono altre zone, tipo la camera da letto, dove le uniche due cose che mi piacciono, perché sono le uniche cose che effettivamente ci sono, è il letto e l'armadio. Poi tutto il resto, compreso anche il pavimento, non mi fa per niente impazzire. Calcolate che non ho neanche i comodini e utilizzo, due sedie. Perché là, proprio quella zona notte, io credo che cioè vorrei proprio buttare giù dei muri per riorganizzarla, però ovviamente non è una cosa che posso fare dall'oggi al domani, perciò sta in stand-by. Mentre questa zona mi piace e avrei delle cose da dirvi sull'arredamento che ho scelto. E soprattutto in realtà mi piacerebbe fare un home tour sala e cucina con dei consigli e delle cose di cui proprio mi sono pentita e che tra l'altro può essere anche proprio utile. Proprio delle cose che dico, mannaggia, perché ho fatto questa scelta.
Quindi fatevi sapere se vi può interessare. Io ora predispongo tutto là sul tavolo per tradare, quindi creo tutto il mio trading setup e poi ci riaggiorniamo più tardi a sessione di trading conclusa. Allora, forse lo vedrete dalla poca luce fuori, oppure forse dalla mia faccia stanca, ma sono passate parecchie ore, sono le 18 e 29, quasi 30, e sono 3 ore che sto davanti al computer a tradare e infatti basta, ora spengo tutto, anzi registro brevemente il video che caricherò sul canale di trading, ma sarà molto breve perché di solito faccio vedere tutte le operazioni, ma invece stavolta farò proprio un overview veloce perché altrimenti cioè, mi prende troppo tempo fare quei video. E magari ecco, lo direte dalla mia faccia, ma non è stata una giornata positiva. Ho portato a casa una perdita di 700 dollari, che voi direte sono tantissimi soldi, e in effetti sì, sono tanti soldi, ma calcolate che su un conto da 50.000 dollari sono un pochino più dell'1%, che sarebbero 500 dollari, e ho fatto tantissime operazioni, non è che le ho persi con un'operazione sola. Purtroppo oggi il prezzo ha fatto su e giù, su e giù. Quando ci sono state delle operazioni in cui sono andata parecchio in positivo, solo che non mi erano arrivate a target, non le posso chiudere così a caso, e poi sono tornate giù e mi hanno preso o lo stop loss o lo stop a zero. Ci sono anche queste giornate in cui si perde tantissimo tempo e poi si porta a casa una perdita. Comunque, ora mi metto a registrare questo video e poi basta, stacco tutto perché per oggi sono veramente cotta, lessa proprio, e spengo il computer e poi vado in campagna dai miei e starò giù per cena anche. Allora, sono le 19:33, registro una clip ogni ora, infatti credo che lo vediate anche dalle finestre alle mie spalle che ormai proprio non c'è più luce di fuori. E ora veramente spengo tutto, mi sono messa a studiare le operazioni che ho fatto, poi ho registrato un brevissimo video, l'ho editato e ora è pronto e lo caricherò adesso sul canale di trading. E poi nulla, adesso mi voglio andare a struccare e poi mi è venuta in mente che dormirò direttamente a casa dei miei stasera. Quindi vado giù, ceno giù e poi dormirò nella mia cameretta perché tanto poi domani lavorerò direttamente da lì. Domani mattina devo proprio fare lavoro d'ufficio. E quindi nulla, a questo punto terminerò il vlog così. Vi saluto, vi mando un bacio e vi auguro una buona serata o insomma quando vedrete il video. Ciao!